Benvenuti al telegiornale di diregiovani.it. L'ultima cena di Leonardo da Vinci è liberamente visibile in ogni minimo dettaglio sul sito internet altadefinizione.com. Il sistema di visualizzazione della fotografia a più alta risoluzione mai realizzata al mondo, ben 16 miliardi di pixel, consente infatti di ingrandire e osservare qualsiasi porzione del dipinto, fino a cogliere nitidamente particolari di circa un millimetro quadrato di superficie. Saranno ripartiti entro Natale i 30 milioni di euro previsti dalla scorsa finanziaria per la stabilizzazione di un migliaio di precari degli enti di ricerca. In finanziaria mancano le risorse per rinnovare il contratto per il biennio economico 2008-2009, ma anche i rinnovi del 2006-2007 sono fermi al palo, così come gli stipendi di oltre 120.000 lavoratori del settore università e ricerca, che hanno scioperato per chiedere al governo di stanziare i fondi necessari e di farlo subito. Il nuovo sistema operativo della Apple, Leopard, non ha fatto in tempo a essere lanciato sul mercato, che è già stato preso di mira dagli hacker. Hanno infatti già trovato uno stratagemma per fare in modo che Leopard possa essere installato anche su un PC. Whitney Houston torna a far parlare di sé, questa volta con una buona notizia. Dopo essere stata al centro della cronaca per le tormentate vicende legate alla sua vita privata, dalle violenze subite da parte del marito Bobby Brown ai suoi problemi con la droga, la cantante statunitense esce infatti con un nuovo album. Da fine ottobre sarà nei negozi The Ultimate Collection. L'album conterrà i 18 brani più rappresentativi della sua carriera, da I Wanna Dance With Somebody a Will Always Love You, colonna sonora del film The Bodyguard. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. In chiusura vi segnaliamo che è online il nuovo portale di diregiovani.it, si chiama Rihanna ed è interamente dedicato al mondo delle donne, con news e un filo diretto con esperti e specialisti. Il sito è raggiungibile direttamente dall'home page del nostro portale o all'indirizzo progettoarianna.info. Buona giornata!